Ecco, è arrivata ieri sera, intorno alle 22, probabilmente una delle notizie più importanti dell'anno per voi. Ma indubbiamente è una notizia che ci riempie di soddisfazione e che ho subito condiviso con tutta la comunità accademica dell'Università di Bergamo. L'ingresso della nostra università nella classifica mondiale degli Atenei è una notizia che, come dire, riempie di soddisfazione, ma ci responsabilizza perché questo è un punto, tengo a dirlo, di arrivo per un verso, ma soprattutto è un punto di partenza perché questa posizione ci colloca anche in un panorama internazionale, come dire, consolidato, ci dà la possibilità anche di misurarci con parametri internazionali e quindi di migliorarci ulteriormente. La qualità è stata, sarà la stella polare di tutti le nostre attività, cioè una ricerca scientifica di alto livello, una didattica aggiornata, un rapporto con le istituzioni e quindi la notizia, sono onesto, sincero, non mi coglie di sorpresa. Mi coglie di sorpresa il tempo con il quale è maturata e quindi sarà da stimolo per per un consolidamento nel miglioramento della nostra posizione e di un nuovo dialogo anche con gli studenti che hanno riposto con le loro famiglie la fiducia in un Ateneo che da oggi è nel panorama internazionale con una posizione consolidata. Ecco. Che vantaggi vi offre? Beh, indubbiamente una visibilità internazionale perché questa classifica Times Higher Education è un biglietto da visita nel mondo e quindi la possibilità di essere in questa graduatoria ci dà da un lato la possibilità di entrare in un circuito internazionale dei migliori atenei nel mondo. Dall'altro lato, ripeto, serve come bussola e come orientamento per il rettore, per gli organi accademici, per innanzitutto proseguire in questa strada di miglioramento dei nostri indicatori. La settimana prossima negli organi del Senato e del Consiglio di amministrazione infatti proporrò un piano straordinario sulla ricerca proprio che tiene anche conto delle indicazioni preziosissime che la classifica sui nostri parametri ci ha offerto. Quindi è una responsabilità in più e una soddisfazione.